Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Video chiacchiere, è da un bel po' che non facevo questa tipologia di video. Ho detto dai, facciamo un video di chiacchiere con i miei iscritti. Sinceramente non sapevo se fare un video o fare una diretta. Poi ho detto facciamo un video, così almeno se sbaglio a parlare posso con l'editing cambiare e alcuni pezzi. Allora, si parlerà ovviamente, come avete visto, della copertina di Mondo Gay. Per chi non lo sa, io sono gay, sono orgoglioso di esserlo, sono felicissimo, come si può vedere anche dalla bandiera che è qua. Poi dietro di me, là, è la bandiera degli orsi, la categoria in cui io sono. Ma volevo parlare un po' in generale di questo mondo. La gente pensa che il mondo gay sia un mondo oscuro, che sia il mondo del peccato, che sia un mondo che non deve neanche esistere. Secondo me si sbagliano. Come c'è il mondo etero, penso che ci debba essere anche il mondo gay. Cosa potrei dirvi della legge Zan? Voi cosa ne pensate? Io spero vivamente che questa legge sia fatta il prima possibile. Per chi non lo sa, la legge Zan è quella legge che punisce gli omofobi, chi discrimina l'omofobia, ovviamente con pene molto salate e addirittura il carcere. Sinceramente io sono stanco di continuare a sentire notizie di aggressioni omofobe. Io, grazie al cielo, in tutta la mia vita, posso dire, da quando mi sono fatto coming out, non ho mai avuto discriminazioni omofobe. Diciamo una cosa leggera a lavoro, però è finita lì. Non ho mai avuto aggressione, questo spero di non averle mai, né con me, né il mio compagno che avrà in futuro, con nessuno, anche i miei amici. Io non auguro neanche al mio peggior nemico gay di avere un'aggressione omofoba, non glielo auguro neanche, perché è veramente veramente bruttissimo. Avere pregiudizi è una cosa veramente tremenda. Io spero, ripeto ragazzi, spero veramente che questa legge Zan venga approvata al più presto. Io ho fatto la classica foto, quello con il palmo, se mi viene in mente ve la metto, DDL Zan subito, perché volevo dare anche io il mio contributo a questa legge. E adesso ragazzi voglio farvi la domanda: voi siete pro o contro la legge di DDL Zan? Fatemelo sapere qui sotto anche commentando questa cosa, perché sono curioso di sapere le vostre opinioni, se siete pro o contro questa cosa. Il mondo omosessuale LGBT è un mondo colorato, ma per questo noi abbiamo la bandiera arcobaleno. Ve la farei vedere, però ce l'ho sotto il letto. Comunque ce l'ho anche quella. E ovviamente anche il mondo LGBT gay è in continuo evoluzione, anche per quanto riguarda l'informazione e le notizie. E oggi volevo farvi vedere un po' delle mie riviste LGBT gay, eccetera eccetera. Se qualcuno pensa che siano riviste porno, si sbaglia, perché non esistono solo riviste porno nel mondo LGBT, come anche nel mondo etero, vogliamo specificare per i più precisi. In Italia ci sono due riviste famose gay, le ho preparate così vi faccio vedere un po' di... faccio vedere l'acquolina in bocca, un po' per farvi vedere che anche noi abbiamo le nostre riviste tematiche. Allora, poi faccio vedere anche, ci sono anche delle guide. Allora, la rivista, quella numero uno è questa. Si chiama Pride, è il mitico Pride.
Di solito queste le prendevo quando andavo a Milano a ballare al Company. Per chi non lo sa, il Company è un disco club gay di Orsi, e queste di solito le regalano, perché di solito gli dico in libreria costa la bellezza di 2,50 euro. Cioè, ragazzi, io vi faccio vedere quante ne ho, cioè ne ho veramente un sacco, cioè raga, voi non sapete quante ne ho tantissime, ma avrò qua una ventina di numeri. Ovviamente questi qua non li voglio buttare perché sono molto molto interessanti. Che cosa? E questa è la prima, la prima rivista gay informativa che abbiamo in Italia. Poi ce n'è un'altra simile, però di queste ne ho veramente poche copie. E la rivista si chiama Lui, ecco qua, si chiama semplicemente Lui. Che cosa? Lui Italia, perché mi sa che ci sono anche versioni internazionali, però comunque il numero uno che abbiamo qui in Italia è Pride. Che cosa parlano queste riviste? Allora, queste riviste parlano ovviamente di tematiche gay, essendo una rivista LGBT. Si parla di musica, si parla di eventi, si parla di cinema, si parla di tutto. È semplicemente una rivista normale, come esiste Donald Moderna o Men's Health, noi abbiamo Pride. È una rivista molto molto bella, molte interviste, tanto che vi parlo, sto sfogliando, vi dico che cosa può offrire. Tanti posti dove andare a mangiare, per esempio, faccio vedere un esempio, c'è questo evento vecchissimo con Cristina D'Avena, quindi sono eventi molto molto aperti non solo a noi gay, ma a qualsiasi tipo di gente. Un tipo di gente mi dispiace, non mi piace dire un tipo di gente, ad ogni persona. Ovviamente ci sono anche, per esempio, dei pubblicità di viaggi, perché viaggi, tour, incontri, o poi ovviamente mi sembra anche giusto bar, saune, discoteche. Ovviamente è proprio una rivista a 360 gradi. Cioè, vi faccio vedere anche le copertine che ho. Queste sono abbastanza vecchie perché sono nel 2013, perché è da un bel po' che non vado a Milano nello scrivere. Vabbè, questo lo conoscete, è il mitico Ivan Cattaneo. Poi cioè tutto ovviamente con dei fustacchioni, se si riesce a vedere, fustacchioni. Ecco, io non mi troverete mai su una copertina del genere, anche se non mi dispiacerebbe starmene su una copertina. Cioè, vedete, ne ho tantissime. Alcune sono un po' troppo sexy, non ve le faccio vedere, non voglio farvi eccitare troppo. Comunque, ragazzi, sono tante. Per quanto riguarda Pride, ovviamente stiamo parlando, lui è una rivista abbastanza easy, più completa, magari con qualche rubrica in più, consigli per la casa, moda. In questo numero si parla, vedete, ad esempio, delle cose vintage. È una bella rivista. Io, in effetti, come ho detto, le voglio tenere molto bene, maniacalmente non voglio rovinarle, perché sono delle bellissime riviste. Ecco, dovrei anche metterle in qualche busta, perché dovrei essere immacolate. Ebbene, queste erano le principali riviste che abbiamo qua in Italia. Poi abbiamo ovviamente
come faccio vedere, la Pride Compilation, questa a me è stata regalata, spero che la fotocamera riesca a fare. Ecco, questa è la Pride Compilation, canzoni molto molto belle. Ovviamente noi che cosa abbiamo anche per quanto riguarda viaggi, turismo, eventi eccetera eccetera, abbiamo anche il nostro, la nostra guida gay, Travel Gay, infatti si chiama Travel in Gay, è una rivista, una guida molto molto aperta, molto molto vasta, molto ricca di posti di andare a visitare. Ad esempio qua si parla delle vacanze in Germania, poi come leggo qui dalla copertina, vacanze a Mykonos, in Valle d'Aosta, Cuba, Sitges, che è una delle mete più gettonate del mondo LGBT. Per un giorno di andarci, l'importante è se andate in Spagna molte volte, per chi non lo sa, Sitges si trova in Spagna. E questa rivista offre anche dei buoni sconti, delle agevolazioni per chi viaggia in aereo e non solo. Poi, e questo per quanto riguarda la guida dei viaggi. Poi abbiamo anche questa piccolina che si chiama Guide Free Magazine. Questa piccola rivistina, diciamo, racchiude tutti i locali, le saune, le discoteche e i pub del mondo LGBT in Italia. Se non sbaglio, questa è della zona di Milano, sì. E anche qua, se c'è qualcuno che si vuole divertire, può andare in questi posti. È una guida piccola ma molto ricca e non mangiata. E poi in Italia abbiamo anche un'altra piccola rivista che si chiama, ecco qua, Vita Boy, io ne ho alcune copie, questa è una rivista totalmente gratuita che, diciamo, racchiude le riviste Pride e lui in modo molto più semplice. Interviste, curiosità, sconti, viaggi, posti, discoteche, bar, saune e tutto qua. Molto 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 bella anche questa. Ma cosa, com'è il mondo gay per quanto riguarda riviste eccetera eccetera in Spagna? Ecco qua. Io nel 2015, perché non lo sa, ho vissuto 4 mesi in Spagna e ho potuto documentarmi anche sul mondo LGBT informativo proprio in Spagna. Hanno una rivista gratuita che si chiama Shanghai, che è veramente grandissima, eccone qua, io ne ho portata una copia. Questa, diciamo, è una rivista molto più completa di quelle che abbiamo in Italia, perché ha dentro tantissimi buoni sconto, riduzioni, agevolazioni, ingressi omaggio, drink in omaggio, a confronto che queste non ce li hanno, che poi, ripeto, questa è gratuita, le altre si pagano ovviamente, tranne Vita Boy che è gratuito. È molto molto ricca, molto molto funzionale. Si parla un po' di tutto, di più si parla di cinema e tematica, anche se, come detto, questa è una rivista tematica gay, qua si va più nel dettaglio. Ovviamente anche loro hanno una rivista per quanto riguarda i viaggi che si chiama My Guy Trip, è metà in francese e metà in spagnolo, e anche qua è questa, e anche qua si può andare a vedere dei posti, viaggi, dove andare in palestra, un po' di tutto, e anche qua agevolazioni, sconti eccetera eccetera. Poi hanno anche loro delle piccole guide, eccole qua, Travel Gate Trip, che è come quella che abbiamo visto ma è versione piccola, e queste le ho prese a Benidorm. Stessa identica cosa, però questa è più concentrata sulla cittadina di Benidorm. A settembre a Benidorm fanno il Pride. Faccio vedere questo che mi hanno regalato i miei amici dalla Spagna. Mi piacerebbe andare in Spagna a settembre per vedere il Pride, magari, chi lo sa. Mi piacerebbe veramente tantissimo fare una bella vacanza
ritornare in Spagna con qualcuno e andare a festeggiare il Pride a Benidorm. Quest'anno anche in Italia abbiamo il nostro Pride, a Milano c'è a giugno. L'anno scorso non si è potuto fare per il fatto del Covid, quindi non penso che anche quest'anno lo riescano a fare. Spero veramente che quest'anno lo facciano, perché ho voglia di andare a esprimere la mia felicità di essere omosessuale per la strada. Anche se molta gente, come ad esempio il mio ex, mi diceva: io vengo solo per accompagnarti, ma non capisco perché tu debba esaltarti, mostrare la tua felicità di essere omosessuale per la strada. Io penso che ognuno è libero di festeggiare, di esprimere il suo orgoglio come meglio crede. Per me un Pride può essere anche quotidianamente, perché ogni giorno io ringrazio Dio di essere ancora sulla terra, di non avere avuto, come ho detto, dei pregiudizi, degli attacchi omofobi, e quindi per me festeggiare il Pride tutti i giorni non mi dispiacerebbe. E ripeto, DLL Zan subito. Ragazzi, il video è terminato, vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi è piaciuto questo video informativo del nostro mondo LGBT, gay, eccetera, eccetera. Voi che cosa ne pensate di questo che vi ho detto? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, se volete farmi qualche domanda fatemi tutte le domande che volete, non fate dei problemi. Con questo io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Un bacio a tutti, ciao!